La sua malattia causata dal Covid lo scorso novembre è stato in rianimazione, in pericolo di vita. Qualcuno sostiene che lei sia uscito dal Covid anche per una sorta di miracolo. Adesso i contagi tornano ad alzarsi, la Toscana già si parla che possa diventare ad esempio zona gialla. Il Papa invita alla vaccinazione definendola un atto d'amore, lei ha chiesto comportamenti corretti. Che cosa può insegnarci questo dramma, questo periodo così complesso che è ancora in corso, ossia quella della pandemia? Ma la vita è un dono di Dio meraviglioso. Io che sono arrivato alla soglia, come si suol dire, al limitar di dite, e sapete quando mi sono accorto che ero alla soglia e stavo per morire? Quando è arrivato il mio fratello, mi hanno detto, sai, mi disse mia sorella, c'è anche il tuo fratello qui. Allora io feci questo ragionamento, un briciolo di lucidità l'avevo ancora. Se si è mosso mio fratello, non si muove mai, vuol dire che sono alla fine, addio Pinco, è arrivato il fratello. Poi, non so come mai, l'ho raccontato tante volte, a un certo momento come un rigurgito interiore, perché il polso era giù, la pressione era giù e non respiravo, quando ci si riduce in queste condizioni si va poco lontano. Tentavo di raccomandarmi l'anima, ma poi forse non ero nemmeno completamente lucido. Comunque mi associo alle testimonianze di quelli che hanno detto che morire da soli è dura. Io ho capito che non c'è un atto corale e comunitario come la morte. Quanto tu hai bisogno di avere qualcuno che ti stringe una mano, che ti dice coraggio, che ti manda un bacio. È un commiato, hai bisogno di salutare qualcuno, sei troppo attaccato alla vita, ai tuoi cari, morire da soli. E in quel momento io sento come un rigurgito e sento delle parole che tante volte così ci eravamo scambiati col Papa, quando per esempio abbiamo affrontato dei problemi anche abbastanza seri. Il Papa diceva coraggio avanti. Mi sembra, io glielo anche direi, mi sembrava di sentire dentro di me questa voce che mi diceva coraggio avanti. Poi mi ha detto anche che aveva pregato tanto, quindi certamente le sue preghiere, le preghiere di tutti, io veramente devo ringraziare mezzo mondo per le preghiere, hanno portato il Padre Eterno a dire va bene. Lui tirava da una parte, quelli delle preghiere tiravano dall'altra, alla fine il Padre Eterno ha detto lo volete? Tenetevelo, peggio per voi. Ma a parte la battuta. Scusa, il Papa cosa ti ha detto dopo quando sei guarito? Mi ha fatto fare delle figure. Quando sono andato poi a diverse udienze, che essendo presidente della CEI, una volta accompagni i catechisti, una volta quelli della liturgia, il Papa. La prima volta che mi ha rivisto, dice, ora gli ho fatto il saluto, no? Saluto serio, c'erano tutti i catechisti, insomma, il cardinale, ero con la veste filettata, gli ho fatto un saluto. Il Papa, che è un demitizzatore, dice, ora raccontagli quel che ti ho detto al telefono, santità davvero, raccontaglielo. E l'ho raccontato. Il Papa, durante il momento più critico della mia malattia, ha telefonato 2 o 3 volte al vicario generale. Don Marco dice, come sta il cardinale? Il cardinale è traballante, è più di là che di qua. Le frasi che giravano, insomma. Il cardinale ha detto, io prego, se avete modo di farglielo capire, ditegli che prego. Poi, quando... gli hanno comunicato
ero al Gemelli per la convalescenza, quindi fuori pericolo, mi ero rimesso, cominciavo un po' a camminare, sento la voce del Papa al telefono. Non mi dice né come stai né come va, dice: ma tu lo sai perché sei ancora vivo? E io dico: tutto so perché questo, non me lo pongo nemmeno il problema. Ecco, dice, te lo dico io, perché per te non c'era posto all'inferno. Prendiamola per buona, se mi avessi detto c'era posto in paradiso mi sarebbe dispiaciuto di più. Se c'è posto all'inferno, ne fa a meno. Ma ha voluto che la raccontassi a tutti quelli, e sì che si è cominciata una risata, l'udienza, ma era il clima, perché poi non è che dica le cose, le dice sempre con un punto molto preciso, perché voleva rifarsi di lì, eccetera. Io vi ringrazio. Il mio povero babbo fu preso a calci dal federale fascista di Marradi, perché, come era tutti i bassetti, i miei zii, cioè, non era mai buono di star zitto. E allora c'era il duce che parlava a Faenza, tutto, avevano riempito tutta la piazza, eccetera, e c'era anche il mio povero babbo. Il duce con energia cominciò: Marradesi! E il mio povero babbo: Assana qua! Fu presa come una mancanza di rispetto, eccetera. Dopo lo portarono su nella stanza dove lo dovevano portare, gli tirarono qualche pedata e gli dissero: st'altra volta se ti comporti così vai a finire il tuo figlio. Ma la battuta dice: Marradesi! Assana qua! E allora coraggio, ci siamo ritrovati a Sanacqua.